Ho vissuto con due gemelle in questo monolocale per più di un anno e parlare di questo anime mi fa molto sorridere. Sigla. Ciao ragazzi, io sono Zergantis e benvenuti in questo nuovo video della domenica dove parliamo di anime e manga. E la settimana scorsa ho un po' barato, nel senso che qua trovate il video dove vi parlo del film di animazione, del trailer del film di animazione di Luca di Disney Pixar. Non era proprio animazione giapponese, però ci tenevo perché le zone trattate da quel film sono le mie di nascita, quindi andatelo a controllare perché secondo me è molto divertente. Oggi parliamo di nuovo delle nostre cose, tra cui un anime manga, perché io ho letto tutto il manga, è concluso ed è in corso la versione anime della Quintessenza dei Quintupli. Lo dico in italiano perché se lo dico in inglese è un delirio. E prima di andare avanti vi dico già che non farò degli spoiler maggiori. Là dove penserò che potrebbe esserci uno spoiler, come al solito vi dico: ragazzi, tra 5 secondi vi faccio uno spoilerino, quindi mettete in pausa e mandatelo avanti di una decina di secondi, in modo tale che nessuno si rovina l'esperienza. Detto questo, partiamo. La storia parla di Futaro-kun, Futaro, che è questo ragazzo super studioso, primo della scuola, super ossessionato con lo studio, che purtroppo viene da una famiglia molto umile, senza una madre, con un padre single che deve lavorare di notte, è una sorellina piccola, che incontra questa ragazza molto bella di nome Itsuki e scopre che questa ragazza lo identifica come il secchione e quindi vuole che lui gli dia delle ripetizioni anche a pagamento perché lei vuole diventare più brava a scuola e non va molto bene. Tra mille battibecchi si scopre che lei è una di cinque sorelle gemelle e alla fine della fiera, non vi dico come, lui si ritrova in un modo o nell'altro a essere il loro tutore, ovvero il loro insegnante privato scolastico, dati i suoi incredibili successi. La cosa divertente è che nella testa di molti di noi in questo momento c'è: oh, ok, 5 gemelle, lui è uno, evviva, l'ennesimo Haremeki, wow! Non è esattamente così, se no io mi sarei fermato dopo veramente 4-5 episodi o 3 volumi e avrei detto: no, ferma un attimo perché sta roba io l'ho vista ritrita, ritrita, ritrita mille volte. Andiamo con ordine. Allora, chiaramente lo sviluppo della trama sarà incentrato sullo sviluppo singolo di ognuna di loro che, prese singolarmente, sono perse, ma che unite come la mano, le 5 dita di una mano, sono invincibili e possono superare qualsiasi tipo di avversità. Loro hanno perso la madre, quindi c'è anche la questione, nonostante vengano da una famiglia ricca, del nuovo padre con medico, bla bla bla, loro comunque vivono nell'agio e hanno difficoltà a superare questo momento di distaccamento. Cioè, l'anime vi parla di una transizione di slice of life, di adolescenziale verso l'età adulta, ma soprattutto da uno staccarsi da qualcosa di scontato e da quel legame indissolubile che i gemelli hanno. Quindi l'obiettivo sarà quello di riuscire a far sopravvivere e mettere nel mondo ognuna di esse. I loro nomi sono, non ve li ho detti, Ichika, che è l'attrice del gruppo, la sorella maggiore, perché quella nata per prima, quella che cerca di apparire per quello che non è, appunto vuole fare l'attrice. Abbiamo Nino, che è quella più irascibile di tutti, ma è anche la più diretta e sincera. Abbiamo, le leggo, Momiku, Team Miku, se siete anche hashtag Team Miku, che invece è la più timida e appassionata di cose particolari, un pochettino la pecora nera del gruppo. Abbiamo Yotsuba, che invece è la testa vuota, quella un pochettino più svampita, ma super brava nel sport con il fiocchetto. E poi abbiamo Itsuki, che invece è la più coscienziosa e quella che vuole studiare, studiare, studiare per superare se stessa. Se avete notato, sono praticamente le 5 caratterizzazioni di 5 personaggi diversi, ma potrebbero racchiudere tutte le sfaccettature di una persona sola. Questa è una cosa molto, molto, molto emblematica e molto simpatica. Chiaramente, tra di loro nasceranno dei sentimenti verso Futaro. Ed è questo che vi molla e vi attacca un pochettino allo schermo, perché tramite dei flashback e tramite una sensazione abbastanza comune, il fatto che comunque in questi anime, e questo non è uno spoiler, alla fine da qualche parte qualcuno andrà a cozzare, diventa un po' il totogemella. E quindi si dice: ma quale sarà? Sarà lei? Non sarà lei? E la cosa interessante è che, grazie a Dio, non tutte e cinque sono innamorate perse e non tutte e cinque fanno le cretine. Nel senso che, grazie a Dio, c'è una forte caratterizzazione di ogni personaggio, che non è soltanto dovuta all'estetica in modo tale che noi possiamo riconoscerle, ma anche a un determinato tipo di comportamento nei suoi confronti e nei confronti della vita, che comunque è in estremo cambiamento per tutti.
La caratterizzazione delle sorelle è la cosa più importante all'interno di questo anime barra manga. Il fatto che noi possiamo riconoscere in base ai capelli, visto che hanno tutte lo stesso volto, o in base a degli oggetti e degli accessori, è la cosa che ci permette di distinguere singolarmente. Ma è un continuo unione singolo, cercare di emergere come singola e cercare invece di tornare all'ovile dove fa meno male ed è meno difficile essere se stesse, omologandosi alle altre 5. C'è sempre questo gioco del questa volta ci vestiamo tutti assieme perché io voglio che tu, Futaro, mi riconosca per quello che sono nella mia anima e non per quello che sono all'esterno nel mio volto. E questa è una cosa che ora torna un po' alla mia vita. Scusate, ma è una cosa che mi tocca, perché io da bambino avevo due amiche gemelle, a scuola avevo due ragazze gemelle e la mia compagna ha una gemella che ha vissuto qui con noi per quasi un anno e ho potuto guardarli da vicino. Ora io chiaramente non ho gemello, chi è gemello tra di voi potrà commentarmi qua sotto molto di più questo legame indissolubile che voi avete, ma è qualcosa che non si può spiegare, è qualcosa che non è soltanto volto, non sono soltanto apparenze, ma c'è proprio un legame indissolubile, ma allo stesso tempo sono due persone diverse. È una cosa estremamente complicata e quando le dice ma come fai a riconoscerle? Man mano che si sta con una persona, soprattutto se si hanno dei sentimenti, questo diventa quasi automatico. Un tempo si utilizzavano i trucchetti del una ha i buchi, una non ha i buchi nelle orecchie, oppure andando avanti con l'età si distinguono molto più facilmente perché ognuna di loro magari ha avuto delle vicissitudini diverse, un'alimentazione diversa, mentre in adolescenza, come è in questo anime e manga, loro utilizzano delle cose che ho visto fare alle mie amiche e anche a loro, ovvero quello di utilizzare questi escamotage per salvarsi da un'interrogazione. Oggi vai tu al posto mio e di che sono lei, oppure quella di dire qualcosa a nome di un'altra per ottenere qualcos'altro. Questo succede nell'anime. Sono tutte queste situazioni unusual che penso possiate trovare molto 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 interessanti. La verità è che a una certa, durante noi il toto gemella, chiamiamolo così, arriveremo a un punto di dire dai, sicuramente è questa. Ogni volta che ci pensiamo le nostre certezze andranno a sgretolarsi. Questo per fortuna, perché la narrazione è fatta in un modo abbastanza coerente. Io quando poi ho scoperto diciamo che era una cosa che non me l'aspettavo, dicevo ah ok. Detto questo ragazzi, il disegno a me piace parecchio ed era chiaramente molto importante anche per una questione estetica, per la differenziazione delle gemelle e per farle e per essere tutte uguali. La storia va abbastanza avanti in maniera ritmata, con qualche colpo di scena, senza quel loop continuo che potrebbe annoiare. Tutto sommato è un anime che io ho e sto apprezzando. Il manga un pochettino di più, ma questo come sempre. L'unica cosa che forse mi fa storcere un pochettino il naso, ma che poi è il motore di tutto l'anime, spoiler alert, dico una cosa che è un pochettino spoilerina, tra 5, 4, 3, 2, 1, il fatto che lui da ragazzino fosse innamorato di una di queste e voi non sapete quale è di queste, è una roba un po' veramente tirata per quel flashback, però poi di fatto se la sono giocata talmente bene che sono riusciti poi a portare alla risoluzione finale di chi, quella che poi sarà la prescelta, che vi fa dire è un po' quell'effetto alla The Prestige, mi sembra una delusionist, mi confondo sempre, di quando poi l'ispettore sul treno riguarda e ripensa tutto e dice cavolo, sono stato scemo, ce l'avevo davanti, ce l'ho sempre avuta davanti al naso e non me ne sono mai accorto. Detto questo, io vorrei sapere che cosa ne pensate voi di questo anime manga. L'avete visto? Vi piace? Oppure se siete dei gemelli, ditemi qua sotto se quel legame indissolubile è vero e anche voi avete fatto queste cose di scambiarvi magari a scuola per saltare le interrogazioni. Vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto, a lasciarmi un like e a seguirmi anche su tutti gli altri social. Sono live lunedì, mercoledì e venerdì su Twitch alle 21.30 e la domenica invece dove parliamo di tutto col Just Chatting alle 21. Vi auguro una buona serata, United State of Zerga. Ciao belli!